manca. No, è tutto a posto. Partite. Non brillante la partenza dell'Italia, mentre molto bene la Polonia con Zebrinska e Borowska in acqua 7. Ecco le pigli azzurre. Devono cercare di recuperare. Che fare Saratovo. La parte alta del teleschermo. Polacca in acqua 7, ma Bielorussia in corsia 5 e la Russia in corsia 4. Vediamo anche le spagnole al fianco delle italiane. Vedete, hanno preso già le polacche al centro, Russia e Bielorussia. Eccole qui le russe, e vedete, vanno a vincere in corsia 7 le polacche, e quindi sono partite proprio bene dai blocchi e non hanno subito battute a vuoto. Eccole qui. Stavolta niente oro per la Bielorussia, che comunque dovrebbe essersi garantita il podio, probabilmente Silvia con il bronzo. Ed oro Taborowska. Si vedremo adesso dall'arrivo, dal replay. Eccole qui, polacche dunque, poi vedete punta a punta per argento e bronzo in acqua 5, le bielorusse argento e le russe dovrebbero essere bronzo, quindi bielorusse che comunque non bielorusse che va quasi sempre a medaglia. Sì, è un europeo sicuramente positivo per la nazionale bielorussa, ma anche per la nostra Italia, soprattutto nell'Under 23 con le quattro medaglie di cui abbiamo già parlato e che rappresentano però un punto di partenza, non di arrivo ovviamente, per questa nostra nazionale, che immagino ricorderà a lungo questo europeo di Auronzo, così come Auronzo ricorderà a lungo questo appuntamento con oltre 700 atleti presenti sul bacino del lago di Santa Caterina, che ha risposto davvero alla grande al richiamo continentale. Oggi un po' di vento, ma è andato tutto davvero a meraviglia. E quindi adesso cominceranno le operazioni di disallestimento del campo di gara, tenendo presente comunque che su questo lago sono molte le nazioni che scelgono di venire per allenarsi anche nei periodi in cui non ci sono gare qui ad Auronzo, quindi già da domani non tutti i 7